Perché votarmi il 22 novembre? Allora, innanzitutto perché credo che nelle mie varie attività professionali che ho svolto sul territorio di Corsica ho dimostrato serietà, integrità e impegno in ogni momento. Credo di aver maturato una competenza politica e amministrativa in questi anni, di essermi occupata dei miei settori, ma anche di aver capito come funziona la macchina amministrativa in tutti i settori e di avere la capacità di guardare alla città con complessità, ma anche di avere l'umiltà di capire che si può sbagliare. Quindi bisogna assolutamente condividere le scelte con il maggior numero possibile di persone e quindi anche con tutte le associazioni di cittadini che vorranno condividere con me questo percorso. Sono convinto che la mia candidatura alle primarie da sindaco, e quindi nel caso dovessi vincere la mia candidatura a sindaco per quanto riguarda il centro-sinistra, una volta che si trovano le convergenze politiche con tutti i partiti di centro-sinistra, sia una cosa che io mi sento di fare perché penso di essere preparato a questo tipo di responsabilità. Ho fatto un'esperienza maturata in questi anni, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista istituzionale, e che dal punto di vista di lavorare all'interno della macchina comunale, nel senso che politicamente sono impegnato nel mio partito da 11-12 anni. A livello istituzionale sono stato un anno consigliere comunale con il compianto sindaco Perversis, 5 anni consigliere comunale con Graffeo e 5 anni assessore nella giunta Graffeo. Ho avuto molte esperienze a 360 gradi. E invece come dipendente comunale, perché io sono dipendente del Comune di Milano da 14 anni, quindi ancora da prima di cominciare il mio percorso politico, e quindi questa cosa mi ha consentito di conoscere la macchina amministrativa davvero a 360 gradi anche dal punto di vista dei dipendenti comunali, quindi dal punto di vista di quello che sono i cittadini. Quindi io chiedo di votarmi perché voglio che i cittadini siano al centro del fare e dell'agire politico. E penso di poterlo fare perché sono anni che io sto dalla parte dei cittadini allo sportello in comune a Milano e quindi so anche dal punto di vista dei cittadini quelle che sono le richieste attraverso la macchina comunale.